Lucim di Mazara del Vallo, presieduta dalla professoressa Rossana Morello, ha organizzato presso l'aula consiliare il seminario formativo dal tema La lingua è una donazione per il tuo corpo. Professoressa Morello, quali sono le tematiche cruciali che si affronteranno oggi qui? Allora, intanto abbiamo l'onore di avere un illustre relatore, quale il professore Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia della Crusca. Il titolo particolarissimo nasce proprio da una sua idea, in riferimento alla quale il più delle volte, quando andiamo ad insegnare la lingua italiana, ci preoccupiamo di meccanismi mnemonici, prescindendo invece da quei meccanismi scientifici che sono dietro, che stanno dietro al processo cognitivo. Quindi, quando diciamo e affermiamo che la lingua è una dotazione del corpo, vogliamo sottolineare l'aspetto che imparare l'italiano è qualcosa che ci appartiene, perché lavora proprio sull'aspetto scientifico di come la realtà linguistica non possa mai prescindere da processi scientifici. In questo la filosofia della scienza e la filosofia del linguaggio ci aiutano molto, perché ci fanno comprendere bene questi meccanismi. In questo pomeriggio aperto così al pubblico mazzarese, di docenti ma anche di coloro i quali fossero interessati a scoprire qualcosa di più sulla lingua, noi ci preoccuperemo di parlare di lingua italiana, che è la nostra lingua madre in fondo, quindi credo che meriti anche un'attenzione. Quindi la lingua è intesa anche come un prolungamento di se stessi, quasi come fosse un arto, ma i ragazzi a scuola invece come la vivono? I ragazzi non sempre la vivono in questo modo, forse a motivo del fatto che noi docenti tendiamo a dare il più delle volte una serie di regole appunto da mandar giù a memoria e non facciamo loro riflettere su un aspetto importante, che in effetti il linguaggio e la lingua è un'invenzione relativamente recente, di circa 5.000 anni, e quindi proprio quella difficoltà che ha lo studente di riuscire ad acquisire il linguaggio, che è quello scritto, mentre quello fonico, quello verbale ce l'abbiamo in dotazione, quello scritto lo dobbiamo apprendere, e per far questo abbiamo bisogno di tre canali: l'udito, gli occhi e la manualità. Sono tre cose imprescindibili affinché si possa comprendere bene l'italiano, parlarlo bene e scriverlo bene. A relazionare oggi il professore Francesco Sabatini, illustre linguista e filologo italiano, nonché presidente emerito dell'Accademia della Crusca. Allora, la lingua italiana a volte è bistrattata, però bisogna sempre rivalutarla e farla conoscere. Beh, intanto faccio molto affidamento su professori, docenti, studenti e pubblico di Sicilia, visto che una delle radici della lingua italiana è proprio nella lingua della scuola poetica siciliana, omaggio alla Sicilia. E poi dipende da tutti noi. La scuola ha un compito fondamentale, e quindi per questo facciamo capo a quello che fa la scuola. Ma ci sono tanti motivi per ripensare l'insegnamento dell'italiano alla luce di nuove scienze e di considerazione di tanti fattori che si sommano nella scuola. La provenienza da tutte le classi sociali, da tutti gli ambienti, dei giovani, degli alunni, e la necessità di avere una visione prospettica di tutto il curriculum di insegnamento dell'italiano, che è la lingua prima, in quanto lingua prima, lasciamo stare tutte le glorie della nostra lingua, è comunque la lingua prima. Per cui io sono solito dire ai professori di italiano, e oggi illustrerò questo concetto, che i professori di italiano sono professori di cervello. Si parla sempre più spesso di analfabetismo funzionale. Quali sono le cause e come contrastarlo? Beh, è quello un po' che sto dicendo, cioè bisogna tener conto che è ormai la massa dei giovani che ha bisogno di un'istruzione prolungata. È stato prolungato, sì, il percorso dei discenti, ma bisogna rivedere contenuti, metodi, impostazione proprio di questa attività di insegnamento della lingua prima, che richiede una conoscenza di tutta la persona e in particolare dell'organo dei processi cognitivi, che è il cervello. Quindi più libri e meno PC in pratica? Sì, anche questo, ma non è la tecnologia che esiste da quando l'uomo ha acceso il fuoco, tutta tecnologia, ma l'uso che se ne fa, l'educazione all'uso degli strumenti.